ulteriori rispetto alla spesa pubblica per poi avere delle risorse a disposizione, non soltanto ovviamente per coprire le spese che già ci sono, ma avere anche risorse disponibili, libere, per altri investimenti che poi il governo deciderà, diciamo così, dove mettere queste risorse aggiuntive. Una parte andrà anche ad un'ulteriore riduzione della tassazione Ma sul lavoro. quale tassazione? Lo stiamo valutando in questi giorni, ovviamente insieme al Ministro dell'Economia, oltre al Presidente del Consiglio, e soprattutto dovremo anche valutare, alla luce chiaramente degli ulteriori tagli che verranno fatti Ma e può che essere affronteremo nei l'IRAP? prossimi 10 giorni, una delle ipotesi è di una riduzione ulteriore dell'IRAP. Un'ulteriore ipotesi è quella, per esempio, che possa essere esteso la riduzione del cuneo fiscale sul lavoro a delle categorie che purtroppo non abbiamo potuto coinvolgere con la misura degli 80 euro che già ha inciso sulla tassazione sul lavoro. Affronteremo nelle prossime Quando deciderete? settimane, Nelle prossime settimane. prima ovviamente della legge di stabilità, quindi nelle prossime settimane decideremo in modo puntuale dove allocare queste nuove risorse. Ecco, ha accennato ai tagli e agli sprechi, no? E tra l'altro anche Massimo Franco oggi si è occupato nella sua nota sul Corriere della Sera di questo tema. Siccome ieri lei ha partecipato con il Presidente del Consiglio Renzi e il Ministro dell'Economia Padoan all'incontro con il Commissario della Spending Review Cottarelli e quello che probabilmente sarà il suo successore Gutgeld. Ci può dire quanti soldi recupererete dal taglio agli sprechi e con che tempi e chi pagherà il prezzo più alto? Anche perché le cifre che vengono fatte vanno dai 16 miliardi ai 20 miliardi. Dove tagliate? Allora, la cifra dovrebbe essere appunto di 20 miliardi di taglio complessivo. Questo garantirà non soltanto appunto di avere le risorse, come dicevamo prima, per coprire le spese, ma soprattutto di avere risorse per poter fare degli investimenti, per esempio sulla scuola o sulla ricerca. Ovviamente il governo nelle prossime settimane deciderà come affrontarle. Dove si taglia? Si taglia cominciando soprattutto dalla pubblica amministrazione, in modo Sì, ma particolare dove? dai ministeri. Si Ma comincia quali sempre da se ministeri? stessi. Perché Tutti i ministeri saranno chiamati a contribuire a questi tagli. Non ci saranno dei tagli lineari, ma saranno i singoli ministri a decidere come ridurre ovviamente il proprio budget con dei parametri che verranno in qualche modo condivisi ovviamente col Presidente del Consiglio e col Ministro dell'Economia. Tutti saremo chiamati ad uno sforzo, ma saranno i ministeri a decidere come incidere sulla propria spesa. Senti Massimo Franco, tu hai scritto a proposito del commissario Cottarelli. Cottarelli, siccome Cottarelli se ne va, no? Beh, no, non subito. Il Presidente del Consiglio ha chiesto al Lo ha commissario frenato. Cottarelli di proseguire il proprio lavoro proprio perché non è venuta meno la fiducia da Però parte lui del aveva un governo nei contratto di confronti 3 anni per la verità del ed è lì Cottarelli. da un anno neanche. Il commissario Cottarelli ha fatto delle scelte diverse, delle valutazioni diverse a livello personale legittime. E il governo ha chiesto al commissario di mantenere il proprio incarico fino appunto alla legge di stabilità, che è il prossimo appuntamento importante sia per quanto riguarda la spending sia ovviamente per la politica economica del E governo. sarà Gutgeld il suo successore? Questo ancora non si sa, quindi Ma deciderà potrebbe poi, potrebbe essere. essere, deciderà poi però il Presidente del Consiglio, il governo deciderà a chi affidare l'incarico quando il commissario Cottarelli lascerà. Però è molto indicativo il fatto che il Presidente abbia chiesto a Cottarelli di restare, almeno un po', perché ha detto oggi Renzi, altrimenti sembra che la finanziaria non si faccia. Questa è una cosa un po' singolare, nel senso che io ho l'impressione che le finanziarie poi si fanno comunque. C'è, credo, un problema di credibilità internazionale, perché Cottarelli è un uomo che viene dal Fondo Monetario e quindi hanno cercato di evitare un'uscita di scena troppo brusca, che non si può spiegare onestamente solo con i motivi familiari che sono la causa ufficiale di questo abbandono. In realtà c'è una visione diversa dei tagli, giustamente. Presidente del Consiglio Renzi vuole avere il controllo, quindi su questo mi pare che si sia consumata di fatto una frattura nelle ultime, direi negli ultimi mesi e quindi Cottarelli va via. Credo che questo sia un tema che però andrebbe chiarito molto presto, soprattutto per chi prenderà il suo posto, perché lei giustamente diceva vedremo nelle prossime settimane. Beh,
Forse se sappiamo che Cottarelli va via, e va via, l'ha confermato oggi Renzi, seppure dopo la legge stabilità, forse sarebbe il caso che si sapesse un po' prima chi prenderà il suo posto, per avere un'idea di quali saranno i tagli. E anche perché, scusi, integro, anche perché nei fatti si è perso praticamente un anno, perché Cottarelli è da un anno che ha assunto l'incarico. No, non abbiamo assolutamente perso tempo, perché in questi mesi... Sono stati fatti questi tagli, però. No, assolutamente, i tagli sono stati fatti. Il commissario Cottarelli in questo anno ha svolto il proprio lavoro, tant'è vero che comunque anche questo governo ha confermato l'incarico al commissario Cottarelli, ovviamente al momento in cui si è insediato. Il commissario Cottarelli, come tutti i tecnici, anche se di alto livello, ovviamente offrono degli strumenti di lavoro, delle possibilità, delle scelte tecniche. Spetta poi alla politica, e quindi al governo in questo caso, avere la responsabilità delle scelte. Dove si taglia tra le varie possibilità, o dove si investe tra le varie possibilità che vengono messe a disposizione dei tecnici, deve essere il governo a deciderlo, e quindi chiaramente la politica deve riassumersi di un ruolo di responsabilità. Troppo spesso abbiamo delegato ai tecnici le scelte fondamentali per il futuro del nostro paese. Ovviamente questo avviene però in un clima di confronto e di scambio assolutamente sereno. Quando, per esempio, abbiamo delegato la politica, ha delegato troppo ai tecnici? Beh, per esempio, se pensiamo al rapporto anche con l'Europa, noi sappiamo che molte scelte anche a livello europeo, che poi hanno inciso pesantemente sulle sorti del nostro paese e quindi dei nostri cittadini, sono state effettuate ad un livello più tecnico che politico. Ovviamente noi non possiamo pensare all'Italia isolata. In chiave europea i tecnici hanno fatto delle scelte, anche in altri casi, anche nel nostro paese. Ovviamente qui c'è un'inversione di tendenza, ma tutto questo avviene in un clima assolutamente sereno. Io ho letto oggi, diciamo, quello che ha scritto anche Franco. In realtà, appunto, avendo partecipato alla riunione di ieri, posso dire che tutto si è svolto in un clima di confronto reciproco, proficuo, senza nessuno strappo. E ovviamente provvederemo chiaramente, quando sarà il momento, a sostituire il commissario Cottarelli con una persona altrettanto preparata e altrettanto autorevole. Però è singolare che si dica che se se ne va Cottarelli subito sembra che non si faccia la legge finanziaria. Se c'è un primato della politica, e credo sia sacrosanto che ci sia, se c'è questo primato forse è anche bene rivendicarlo dicendo: se il dottor Cottarelli vuole tornare al Fondo Monetario, noi andiamo avanti, facciamo il nostro lavoro, la politica ha le sue priorità, avremo altri tecnici che possono sostituire il dottor Cottarelli. Invece mi sembra ci sia un po' di imbarazzo, come se questa verità che Cottarelli va via ma non c'è niente di teso fosse un po' una verità politica, tra virgolette, un po' troppo politica. Ecco. Ma io, diciamo, posso confermare, perché ho assistito nel corso di questi mesi, ho partecipato a più incontri anche con, appunto, il ministro dell'economia, il presidente del consiglio e il commissario Cottarelli. È stato fatto un lavoro che ha già dato i suoi frutti in parte. Pensiamo per esempio anche all'accordo che è stato raggiunto con le regioni per i tagli che dovranno essere effettuate delle regioni, quindi è già stato chiuso e siglato un accordo con le regioni. Pensiamo ad altri tagli che sono già sostanzialmente stati in grado di reperire delle risorse in questi mesi. Quindi si tratta, in un momento cruciale, delicato, perché ovviamente dovremo avere le modifiche al DEF, ovviamente dovremo affrontare la legge di stabilità, è importante una continuità nel lavoro che abbiamo intrapreso. Se poi il commissario Cottarelli farà scelte diverse, ce ne faremo una ragione e troveremo dei sostituti. Insomma, fortunatamente ci sono altre persone altrettanto in gamba che possono sostituire. Senta, Ministro, lei giorni fa ha incontrato il Capo dello Stato, no? Napolitano vi ha chiesto di apportare alcune modifiche alla legge elettorale. Lei ne ha parlato con Forza Italia? Berlusconi è d'accordo? Il Capo dello Stato ha chiesto sostanzialmente uno stato dell'arte su tutta l'attività parlamentare, come è normale che succeda alla ripresa dopo la sospensione estiva, sapendo che abbiamo molti provvedimenti importanti sul tavolo che impegneranno Camera e Senato nei prossimi mesi. Non ci sono state delle richieste specifiche da parte del Capo dello Stato, perché ovviamente questa è una materia che attiene alla dinamica tra i partiti e la discussione tra i partiti. Non ha auspicato che ci fossero, tornassero i voti di preferenza oppure collegi uninominali, che l'elettore avesse più possibilità di scelta? Che, come sa meglio di me, i colloqui con il Presidente della Repubblica restano riservati, come giusto e doveroso che sia. Però è un incontro che ha riguardato ovviamente il calendario dei prossimi mesi, sapendo che è naturale che nello svolgimento del suo ruolo
possa avere un'attenzione, una preoccupazione rispetto anche al tema della legge elettorale, delle riforme costituzionali, e non solo, perché pensiamo alla delega lavoro, alla delega sulla pubblica amministrazione, sapendo che l'auspicio del Presidente della Repubblica, fin dal momento del suo giuramento, quindi in modo trasparente, è stato quello di dare finalmente all'Italia una nuova legge elettorale e mantenere l'impegno che tutti abbiamo assunto verso i cittadini approvando le riforme costituzionali. Ma non entriamo nel merito delle possibili modifiche che attengono ai gruppi parlamentari. Adesso, subito dopo la pubblicità, cercheremo di capire se quello di cui l'Italia ha davvero bisogno sono riforme come la riforma del Senato, oppure se l'Europa e anche gli italiani non chiedono cambiamenti di altro stile. Subito dopo la pubblicità.